Per la quarta giornata del campionato allievi nazionali Lega Pro, Girone E, si affrontano al campo Agostino di Bartolomei di Trigoria, Roma e Ascoli. I giallorossi di mister Rubinacci scendono in campo con Pagliarini, Piscitelli, Ingrosso, Valentino, Barbarossa, Di Giacomo, Guei, Menon, Antonelli, Borghi e Filoia. Rispondono gli ospiti di mister Beati con Novi tra i pali, Tempestilli, Massaroni, Casimirri, Aliffi, Reale, Barbetta, Scorza, Minchillo, Capponi e Cardone. La prima occasione è per i padroni di casa, che ci provano al terzo con questa conclusione di Menon che non crea problemi a Novi. L'estremo difensore bianconero risponde presente anche poco dopo su questo colpo di tacco di Antonelli. È lo stesso numero 9 giallorosso a siglare il gol del vantaggio. È il 14esimo quando Mei va via sulla fascia destra, mette al centro dove Antonelli con un diagonale perfetto trafigge Novi. La Roma passa in vantaggio. È sempre Antonelli il più pericoloso della Roma. Al 25esimo si accentra, mette il mirino verso la porta, pallone che termina di poco a lato. L'Ascoli si fa vedere solamente nel finale di tempo con questo tentativo di Casimirri dal limite dell'area, pallone strozzato che termina fuori. Il canovaccio tattico non cambia nella ripresa, è sempre la Roma a fare la partita. Dopo pochi secondi Pezzella ci prova con questo mancino, superlativa la risposta di Menon che devia in angolo. Al quinto minuto ci prova Gueli che calcia in porta con il mancino, pallone alto sopra la traversa. L'esterno giallorosso non sbaglia invece al decimo quando viene servito in aria e beffa Novi con questo sinistro. La Roma raddoppia e per l'Ascoli è una mazzata. Gli ospiti rischiano di capitolare nuovamente al dodicesimo, ma questa conclusione dalla distanza di Barbarossa non crea problemi a Novi. Al ventesimo ci prova anche Guei che si accentra, doppio passo, mancino, pallone che dà l'illusione del gol. Al trentesimo poi nuova occasione per la Roma con Pezzella che suggerisce per Ingrosso, sinistro che non inquadra lo specchio della porta. Il tris giallorosso si materializza nel finale esattamente al 38esimo. Menon esplode un grandissimo destro dalla distanza, pallone che si infila all'incrocio dei pali e non lascia scampo a Novi. Il bottino dei padroni di casa potrebbe diventare più pingue, ma Barbarossa prima con questo tentativo dall'altezza del calcio di rigore e Menon poi con questa conclusione dalla distanza non riescono a incrementare il bottino per i giallorossi. Finisce a Trigoria, la Roma cala il tris contro l'Ascoli e ottiene tre punti fondamentali.